D'accordo, gente, è tardi, ma non troppo tardi. Ho un paio di cose che devo fare prima di andare a dormire, ma credo di avere abbastanza tempo da poter dedicare una oretta più o meno a XCOM 2. Spero che il fatto di avere un po' di sonno addosso non mi causi un ritardo mentale tale per cui farò schifo nel videogame. Abbiamo due feriti. Non mi ricordavo neanche di due feriti. Ah, sì, giusto. Uno era stato ferito durante il salvataggio dei civili. E un cecchino, questo credo che sia tipo ferito dal primo combattimento che abbiamo mai fatto. Ok, va bene. Allora, questo è il video in cui ci mandano a fare la missione L'ultimo regalo di Shen. Ok, non mi interessa al momento. Vai piuttosto qui. Sì, tu dici che è la nostra top priority, io invece dico assolutamente il contrario. E questo è il report del primo mese. Molto bene. Allora, ci sono due dark event, eventi oscuri. Gli alieni hanno trovato una talpa dentro alla resistenza, riducendo di 2 settimane. Non ho idea di cosa sia Retaliation. Cioè, so più o meno cosa vuol dire in italiano, non riesco a pensare a un termine giusto. Però non so che cosa fa fisicamente. E questo qua invece abbiamo. Ci sono soldati in più che probabilmente. No, è più difficile arrivare che siamo nascosti, una cosa del genere. Dicono che sono più attenti ai nostri arrivi, tipo. Ok. Non adesso. Finisci questo, che manca poco. Perfetto. E poi vai a recuperare questo soldi, che credo che siano quello che droppano alla fine del mese. Credo che siano questi qui, no? 140, infatti, incom. Ok. Allora, tu vai. Ti faccio già scavare una nuova stanza? No, ne abbiamo due. Allora, vediamo un po'. Mi costruisci questo. Credo che sia la cosa migliore. Quello che permette ai nostri soldati di forse guadagnare dei bonus al di fuori della propria classe. Credo che sia molto molto forte questo. E poi accelera molto la velocità con cui cu si curano. E quando sono feriti. Ok, direi che per adesso va bene. Non abbiamo altri ingegneri, ne abbiamo solamente uno. Dobbiamo quindi, secondo me, dare una mezza priorità poi a costruire il, non mi ricordo come si chiama, l'affare che ci permette di costruire dei robot che fanno finta di essere degli ingegneri. Allora, recuperiamo questi soldi. Commander, we've got local resistance forces waiting to make contact, but we'll have to make the first move. I have made a number of interesting discoveries, Commander. Ok, mi fai Magnetic Weapons adesso, siccome è già passato un mese, non mi dispiacerebbe migliorare le nostre armi. Quello è molto forte. Quello che ha appena detto è molto molto utile. Ha detto che possiamo costruire delle antenne in più nei paesi in cui abbiamo già, il che vuol dire che posso e guadagnare più soldi, credo, alla fine del mese. Credo che sia una cosa del genere. Allora, torna alla base, vediamo che cosa hanno in vendita. Se hanno qualcosa di utile, intelligente o interessante. Ok, non ho abbastanza soldi. Mi sarebbe molto piaciuto avere un ingegnere in più. Sarò sincero. Allora, facciamo contatto a questo punto, scusami, su questa regione qui. Così intanto ci sblocchiamo la missione che dobbiamo fare. Poi la missione andiamo a vedere se farla o meno. Per adesso possiamo aspettare un secondo. Ok, abbiamo una missione. E una sola singola missione posso andare a fare.
Impedisce, ok, perfetto, impedisce l'evento oscuro che tra i due che preferisco togliere, perché avere più nemici sì, è un problema, però in cambio ti dà anche un po' di XP. Questo qua ci dà un po' di soldi, il che è utilissimo perché finita questa missione andiamo a comprare l'ingegnere. Ricordiamocelo, non me lo devo dimenticare. Se me lo ricordo, sarebbe anche il caso di trascinarmi dietro qualche cadavere, se il gioco me lo permette. Non sarebbe una cattiva idea. Fermi tutti. Siete saliti abbastanza di livello che posso. Non ho nuovi rookie da metterci, lo sapevo. Sì. Allora, compra subito questo. Ok. Molto più importante di qualsiasi altra cosa. Meno male che mi è venuto in mente. Ok. Andate a fare questa missione. Conferma. Ok, allora chi ci portiamo? Allora, togli tutti. Direi che ci portiamo questo granadiere, che dovrebbe essere tra i due il più debole. Questo cecchino è il più forte. È guarito l'altro, quindi vieni tu. Però ti metto qua. Poi, questo ranger, questo specialista, ok, dovreste essere tutti e tre quelli che hanno meno abilità. Esatto. Esatto. Voglio far salire un pochino tutti di livello, intanto che stiamo facendo delle missioni, tra virgolette, relativamente facili. Ok, quindi questi sono i quattro più deboli che ho. Chi altri ci portiamo? Allora, tu sei il terzo ranger, quindi a te farti salire di livello non mi interessa più di tanto. Voglio tenerti come bonus per missioni finite. Allora, chi ci portiamo? Un granadiere, uno specialista o un altro cecchino? Non mi dispiacerebbe portarmi un altro cecchino, devo essere sincero. No, portiamoci lo specialista che può fare danno con il suo robottino. No, porta questo cecchino. Gli togliamo la pistola, questa qui. E la diamo all'altro perché l'altro sarà un cecchino da più vicino. Questa è la mia intenzione, anche per le abilità che gli daremo una volta che sale di livello. Ok, tanto che ci siamo qua, mi puoi rendere disponibili per favore tutte le armi? Vorrei dare a te la granata congelante, perfetto. Vorrei dare a te il medkit, perfetto. A te vorrei dare il boltcaster. Perfetto. Mi rimane a te le spade da lancio. E non te le posso dare subito, devo toglierle a lei e darle a te. Ok, dovremmo avere tutto. Abbiamo il medkit, ok, poi abbiamo le granate congelanti, le spade da lancio, il coso e il boltcaster e a te abbiamo dato la pistola magica qui alla vita. E ce l'hai attaccata alla vita, intendo. E dovremmo essere a posto. Ok, facciamo attenzione perché questa squadra qua è appena appena più debole di quella che abbiamo usato nelle missioni precedenti, ma è comunque una squadra abbastanza forte, quindi non è che dovremmo essere troppo preoccupati. Allora, dobbiamo distruggere la loro antenna parabolica, d'accordo? Nessun problema. Se questa è la missione che mi stai dando, sarà la missione che io porterò a termine. Basta che quando torno a casa mi fai tanti complimenti, ok? Questo è il patto. Io faccio il mio lavoro, faccio un bel lavoro. Tu però mi dici che ho fatto un bel lavoro. Quanti turni abbiamo? 8 turni. Va bene. Sono pochissimi. Sono veramente pochi, pochi per arrivare fin qua. Ho paura. Allora, possiamo salire quassù, va bene. Vieni qui. Ok, e poi vieni qua. Civili. Ok, non mi hanno visto per fortuna i civili, ma per poco. Allora, tecnicamente i civili non dovrebbero muoversi. Quindi spostiamo tutti qua. Vorrei mandarli su e questa autostrada, se si può chiamare così.
Ok, l'unico problema è che li ho posizionati male. Adesso il primo che si deve muovere è uno dei due cecchini. Il che mandarlo su per primo è una cretinata, però sono praticamente mezzo costretto adesso a farlo. Allora, tu mi vieni fin qua, sperando che non ci siano nemici quassù, se no sarebbe una grossa rottura di scatole. Ok, perfetto. Allora, dov'è che sono i nemici che vedo? Qua vedo un lampione. Scusa, mi fai vedere i nemici? Ah, oh, Dio santo. Quanto cavoli lontani sono, com'è che li vedi? Vabbè. Ok, allora a questo punto tu vieni comodamente qua. Ok, ah, questo è il primo lampione che vediamo da quando abbiamo iniziato questa partita, va bene. Allora, tu vieni qui. Tu vieni qui. Non mi dispiace l'idea di mettervi tutti su il ponte. Quindi è quello che faccio. Ok. Due turni se ne sono andati, siamo a 6. Potrei anche semplicemente cercare di non uccidere i nemici, ma cercare prima di andare a distruggere il dispositivo. Ci sono tanti nemici tutti insieme adesso. Allora potremmo congelarne due e sparare agli altri due, non sarebbe una cattiva idea. Innanzitutto quelli qua sotto adesso mi vedono. Posso muovere la telecamera? Sì, mi vedono. Quindi se spariamo, se attiviamo, li attiviamo tutti e quattro. È un po' una rottura di scatole, ma direi che lo facciamo lo stesso. Allora, tu sei un cecchino, non puoi spostarti e sparare per di più. Ah, cavoli, arrivano fin qua gli occhi adesso. Niente, dobbiamo sparare da dove ci troviamo. Voi siete i miei due cecchini, va bene. 95 lo uccidi, 86 e probabilmente lo uccidi. Però hai un 9% in meno perché è troppo vicino. Allora, quello con 3 di vita non mi preoccupa più di tanto. Spara questo. Bene, molto bene. Allora, vediamo come si posizionano. C'è un sectoid, un sergente e un soldato semplice. Ok, hanno deciso di non muoversi. Va bene, uno è anche flancato. Tu flanchi qualcuno. Ok, puoi lanciargli l'ascia e ucciderlo. Vai, è un'uccisione assicurata. 100% di possibilità di colpire. Molto bene. Poi andiamo con il cecchino, che ha un 55% di possibilità di colpire, non mi dispiace. Siamo tutti dietro a mezze protezioni, però abbiamo comunque il vantaggio dell'essere più in alto rispetto agli avversari. L'hai ucciso? Sì, l'hai ucciso, ok. Il che vuol dire che rimane solamente il sectoid che è qua giù. Potrei scendere con il mio granadiere e congelarlo. Ok, eccolo lì. Non so perché non si è attivato quando abbiamo ucciso il suo compagno. Aveva fisicamente bisogno di vederci, strano. Però va bene. Guarda, nasconditi come vuoi, io semplicemente ti sparo. Potrei... No, non ho bisogno di spararti con la granata congelante. Posso semplicemente fare così. Vediamo se lo uccidi, se non lo uccidi lo uccidiamo con la granata. È morto, perfetto. Direi che tu, hackeri. Ottimo primo turno, gente, abbiamo ucciso tutti e quattro i nemici. Molto, 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 molto bene. Ok, tutti i nemici ci vedono. 39%. Lo sai cosa? Non farlo. Non tanto perché ho paura che i nemici mi vedano, ma perché fallire l'hackeramento, da quello che ho visto finora, mi consuma entrambi i turni. Invece così, vedi? Tu ce li hai ancora entrambi. Quindi ti posso spostare fin qua. Non dovresti vedere nuovi nemici. Ok, perfetto. Se lei non vede dei nuovi nemici, certamente neanche te ne vedrai di nuovi mettendoti qua. No, no, c'è il cacchio di ponte che blocca un po' troppo la visuale.
Ok. Allora, tu puoi venire qui. Non voglio usare un turno blu, un turno giallo. Vabbè, vieni qua te. Fammi vedere se vedi nuovi nemici, perché ci deve essere almeno un gruppo di nemici ancora. Ok. Vieni qui a questo punto. Qui. Avanti. Ok, non vediamo i nemici, eh. Oh, tre oggetti addirittura. Porca vacca. Sono tanti. Tu vieni fin qua, allora. Tu vieni qua e mi resti sul ponte. Tu fai la stessa identica cosa. Tu sei l'altro ranger. Anzi, l'altro ranger, sei il mio unico ranger. E vieni qui, per adesso. E dovrebbe essere la fine del mio turno. Prossimo, possiamo facilmente distruggere l'antenna. E abbiamo vinto la missione. Stormtrooper miracolosamente non manca per una volta, chissà come mai. Forse è per il semplice fatto che è impossibile mancarlo, quell'affare. Ok, stanno arrivando dei nemici quassù. I cecchini sono in posizione perfetta. Tu non ti puoi arrampicare quassù? Seriamente? Ok, tu puoi? No, neanche te puoi. Facciamo così, vieni qua. Tu vai in Overwatch. Tu vai in Overwatch. Tu fin... Ah, perché c'è lei che blocca il passaggio. Dio santo, non l'avevo visto. Sta bloccando il passaggio per andare su. Bella fregatura. Allora, tu rimani qua e vai in Overwatch. Vediamo... anche tu vai in Overwatch. Vediamo cosa fanno. Spero che almeno i miei cecchini uno lo ammazzino. Possibilmente due. C'è di certo uno con la spada. No, forse no. No, solo due soldati semplici. Beh, dai, facile allora. Ok, decidono anche di venire giù. Quindi facili da colpire con gli altri soldati. Uno è morto. Due sono morti. E mi sa basta, perché altri Overwatch non si sono attivati. Ok, tu sei andato qua. Sei estremamente facile da killare. Ah, altri nemici. Ok, va bene. Guarda, mi va benissimo. Riusciamo assolutamente a gestirli, tre nemici. Allora. Quello con la spada è quello che mi preoccupa di più. Voi cecchini ne vedete solamente uno, quindi tanto vale che sparate a lui. Ok. Tu mi puoi facilmente tagliuzzare qualcuno, però forse non lo uccidi. Tu puoi, beh, innanzitutto ricaricare. E poi o aumentare la difesa di qualcuno o sparare per un 68 contro di lui, perché non hai granate. Tu potresti, innanzitutto mi vieni qua, per prima cosa, così mi flanchi uno. Poi voglio controllare se me li puoi... Congelare entrambi, ma ne dubito fortemente. Infatti, ne puoi congelare solamente uno. Facciamo così. Tu attacca lui e vediamo se lo colpisci. Ok. Va bene. Tu mi vai a tagliuzzare il sectoid e forse me lo uccidi. Però è più probabile ammazzare lui. 3, 3, 6 di danno. Perché 3? Perché 7, 9 contro di lui? Perché lui fa in meno danno? Non capisco. Non è che ha della protezione questo, non ha dello scudo. È perché c'ha una spada anche lui. Facciamo un torneo di scherma. È questo il problema. 3, 3, 6 e 2, 8 di vita c'hai tu. E tu c'hai 3, 3, 6. È comunque più probabile ammazzare te. Il sectoid, voglio dire.
Ma non riesco a capire perché c'è una differenza di danno. Grande che non l'hai non ucciso. Così possiamo facilmente congelare l'ultimo soldato. E la cosa più intelligente in realtà che sarebbe stata da fare era non sparare con il nostro specialista, ma lanciare la granata con il ranger, distruggere la sua copertura, poi sparare con il lo specialista, ammazzare questo qui e congelare l'altro sectoid. Forse questa era l'idea, era la cosa migliore. Non puoi usare lo Shadowfall? Scusa, come sarebbe non vedi nessuno? Non gli puoi sparare? Ah! Ok. Fai così allora. Tanto ormai la missione è finita. Tanto vale che gli facciamo del danno. Però non lo uccidiamo con l'altra granata. Lo congeliamo. Perché abbiamo visto che le esplosioni distruggono un possibile droppaggio di oggetti da parte del nemico. Quindi meglio ucciderlo con proiettili o spada. Ora, a chi diamo l'onore di ucciderlo? Lo diamo al nostro cecchino. Allora, Mister Cecchino, vieni qua, che ti rendo anche invisibile. Sei felice? Giusto, giusto per la fine della missione. Shadowfall. Uccisione assicurata contro una statua di ghiaccio. E diventi invisibile. E nessuno ti vede più. Puoi tornare a casa senza che nessuno se ne accorga. Mi sembra abbastanza vivo il tizio. Si è mosso un pochino. Siete sicuri? Siete sicuri che non volete fare un controllo? Sapete, in inglese si dice double tap, eh? Un bel double tap, un secondo colpo. Giusto per essere sicuri, eh? Perché si stava muovendo un po' troppo per essere un cadavere, secondo me, quel tizio lì. Gente, non è che per caso è una spia e stiamo... Noi pensiamo che stiamo portando a casa il cadavere per fare una biopsia. Però in realtà è ancora vivo. E quindi ci spia, scappa, informa il nemico della nostra posizione o roba del genere. Vacca miseria, questa operazione si chiamava il vagabondo cieco. Miglior nome di sempre per un'operazione, per una missione. Spettacolare. Ok, allora... Tu vai con The Die, è quello che ti fa fare più danno. 25% in meno è un bel po', eh. Però 50% in più di danno. Tu vai con il Medical Protocol. Sei ufficialmente il nostro medico, molto molto importante. Tu vai con Phantom, è quello che ti tiene nascosto anche se tutta la squadra viene... Porca miseria, c'ho un tumore al cervello, non mi viene assolutamente la parola. Non scoperta! Porca miseria. La mia capacità cerebrale a volte mi imbarazza. Tu prendi Return Fire una volta per turno. Ok, va bene. Quindi se ti sparano in due, tu rispari solamente al primo, immagino. D'accordo. Ok, niente male, niente male. Abbiamo un bel po' di roba. Questo è molto molto utile. Abbiamo riportato indietro tutti i cadaveri di questo mondo. Ok, abbiamo counterato un Dark Event. Molto bene. Abbiamo un pochino di soldi che utilizzeremo probabilmente per comprarci le armi nuove appena possiamo. Wetwork. Prima lo prendi e prima è utile. Ma non credo che sia così tanto importante. Questo non è per niente male. Wetwork. 3 più di movimento i primi due turni non è malaccio. Soprattutto quando c'hai le missioni a turni.
E anche questo non è male per potenziare quanto più possibile le armi. Però devo risparmiare soldi per quando possiamo comprarci le armi magnetiche. 11 giorni passano velocemente. E poi devo anche comprare un sacco, costruire delle stanze nuove, quindi mi servono soldi anche lì. Commander, we've located the site where Big Sky took off from. No immediate signs of activity. Hold on. Ah, questo è quello con la scienziata. Ok, sì, va bene. Allora, vai a fare ricerca nell'altra regione. Ok, si è attivato l'Avatar Project. Uno, due, tre, tre. Dai, non è malaccio. Next Retaliation Strike, estimated. Ok. Allora, tornami qui e... Scusami, qua. Qua. Puoi andarmi dove ti dico di andare. Ti dico di andare qua. Non sposta... Perché ti sposti? Voglio... Dio santissimo. Ecco. Non era difficile. Ok. Allora, possiamo andare a fare... questa missione adesso, però preferisco piuttosto costruire questo. Allora, once a radio really insisted, allora, per favore non parlarmi in inglese mentre io sto cercando di parlare in inglese, perché è un casino per entrambi, d'accordo? Non è così tanto buono il mio inglese da poterlo ascoltare e parlare allo stesso tempo. Allora, una volta che abbiamo attivato questa antenna radio, la resistenza in Sudafrica aumenterà di 66 il supplies mensile, immagino. 20 il cost of making contact with nearby region will also be reduced. Questo è molto molto forte. Assolutamente sì. Fallo immediatamente. Stra mega utile. Il fatto che costa meno Intel fare contatto con le altre regioni è tipo... stra mega utile, è una delle cose che mi ha fregato nelle missioni precedenti, nella partita precedente, l'unica partita in cui sono riuscito ad andare un po' avanti. Molto bene, molto bene. Ok. Vigilo confido, Commander. We will share your message of resistance across South Africa and beyond. Ok. Allora, se facciamo contatto anche qua, poi posso costruire un'altra antenna anche qui e ottenere Under the Table, che è 50% più supplies dal black market. Non è malaccio se ci mettiamo a vendere della roba. Lo sai che quasi quasi. Quanto costa di Intel? 30 e basta. Lo sai che stra mega conviene. Vai subito. Secondo me ne vale stra mega la pena. Soprattutto perché tanto non ho nient'altro da fare al momento, quindi. 3, 2. Ok, allora, fammi vedere sta stanza. Allora, ho pensato... Ah, questo è per togliere le abilità a un soldato. Posso mettere un ingegnere a curare, però non credo che ne valga la pena. Mettiti a pulire una stanza. Dobbiamo costruire... Dobbiamo costruire la stanza in cui, il laboratorio, quello in cui possiamo poi costruire i robottini, in modo che abbiamo tanti ingegneri, anche se in realtà non ne abbiamo. Quella è la cosa migliore. Ok, tu continua qua per adesso. Ok. Andiamo a fare questa missione, dovrebbe essere relativamente facile perché non è né una missione a tempo, né una missione in cui dobbiamo proteggere un civile, né una missione in cui dobbiamo... in cui i nemici sanno già dove ci troviamo all'inizio. Io direi di togliere uno dei due cecchini. Teniamo te come cecchino, siete già tutti quelli con le abilità più forti. Tu non sei salito di livello, tu hai ancora solamente un livello, va bene. Tutti voi invece no, tutti voi siete saliti, tu sei il nostro medico, perfetto. Direi che mettiamo l'altro specialista.
Stormtrooper, quello con la pessima mira. Possiamo potenziare qualche arma e qualche soldato. Allora direi di dare al nostro ranger, però non te, al nostro altro ranger, la protezione mentale. Non lo do a questo ranger perché è quello che rimane nascosto. Tu invece sei quella che attacca molto spesso, quindi sei molto vicino ai nemici. Immagino che è più probabile che cercheranno di stressarti. Quindi tu ti pigli questo. Poi abbiamo un paio di potenziamenti per le armi. Tu lanci molte granate più che sparare, quindi darti questo non ha senso. Però forse ha senso dartelo, perché così quando spari per distruggere la corazza di un nemico, lo colpisci lo stesso e un po' di corazza gliela distruggi. Non ha comunque senso darlo a nessuno, perché tra poco abbiamo le armi magnetiche, quindi non diamo niente a nessuno. Direi che siamo pronti. Non credo di avere niente da darvi. Dovremmo essere abbastanza a posto. Ok, direi che procediamo e facciamo anche questa missione, gente. Dopodiché io vado a fare i miei lavori, vado a fare le mie faccende, vado a fare semplicemente, e anche voi immagino che andrete a fare. Andiamo tutti da fare, abbiamo tutti da fare, abbiamo tutti da andare a fare. Fare, parlare, dire. Ok, sì, è quella missione in cui non devi distruggere gli oggetti che vuoi recuperare, mi sembra più che ovvio. Operation Blood Wagon. Wagon. Ok. Allora, questa è una mappa che secondo me avevo già visto. Forse no. No, non credo mai di aver visto due mappe uguali fino adesso. Ci deve essere una grossa varietà di mappe, il che non è per niente male come cosa. Allora, innanzitutto, dove dobbiamo dirigerci? A sinistra? Immagino di sì. Sì, sembra che dobbiamo andare giù per di qua, non per di qui. Sì, qua la mappa è finita. E di qua la mappa è finita. Ok, sì, quindi è un po' un lungo corridoio questa mappa. Allora, vieni fin qua. E non vedi nessuno. Ok, quindi potete tutti quanti andare fin qui. Allora, tre sta... Tu puoi venire fin qua se vuoi. Tu puoi venire fin qui. Tu vai di fianco a lui. A te dove mettiamo? Non ho più protezioni dietro le quali metterti. Quindi mi sa che tu, mio caro, rimani qua. Mio caro granadiere. Prima o poi vi darò i soprannomi, gente. Prossimo episodio probabilmente diamo i soprannomi ai nostri soldati. Cercherò di pensare a qualcosa di interessante. E poi vi soprannomineremo. Ok, questa è una grossa rottura di scatole. Perché sono più in alto rispetto a me, questi qua? Allora, tu puoi facilmente venire quassù. E non mi dispiace. Ok, perfetto. Ok, abbiamo i primi serpenti barra vipere. Voi, a questo punto, credo che sia il caso di tenervi tutti giù. Al prossimo turno, spariamo. Tu potresti venire fin qua, ma non vorrei attivare altri nemici. Siccome non abbiamo turni, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, prendiamoci tutto il tempo di cui necessitiamo. Allora, ok, stanno venendo giù, molto bene, perché vuol dire che è molto più facile per me colpirli. Basta che non si spostino troppo. Uno è il tizio con la spada, l'altro è la vipera. Cerchiamo di uccidere prima la vipera, perché quasi certamente il tizio con la spada verrà di sua spontanea volontà verso di me. Quindi 76% possibilità di colpire. Bene, 4 danni non è tantissimo, ma fa lo stesso. Il mio ranger dovrebbe rimanere nascosto. Esatto.
Allora, sono andati tutti dietro la protezione. Ah, però. Eh sì, perché me l'hanno flancato. Ok, hanno visto anche l'ultimo nemico. Ok, tu puoi venire qua. Tecnicamente me li puoi congelare o far saltare in aria tutti e due. Ok, quindi tu ti muovi per ultimo nel caso che non li uccidiamo. Tu puoi facilmente tagliarmeli. Ok. Quindi direi che tu vieni qua. Fammi vedere se vedi nuovi nemici. No, perfetto. Spara alla vipera. Ok, molto bene. L'hai colpita solamente perché non sei Stormtrooper. Altrimenti lui avrebbe mancato in pieno. Allora, Stormtrooper, vediamo se riesci a dimostrare che io avevo torto. Oh, scusami. Ok, va bene. Adesso ti risposto, Stormtrooper. Non avrai la possibilità di sparare a questo. Comunque, fammi un attimo vedere. Avevi un 71% di possibilità di colpirlo. Secondo me avresti mancato, lo sai? Allora, facciamo così. Tu. Ah, no, aspetta. Chi manca? Manca tu, manchi. Solamente tre soldati. Perché volevo vedere se mettere qua il mio Ranger, tagliuzzandolo col coltello. Rimaniamo in vista della torretta. E secondo me sì. Il motivo per cui la torretta non vede il mio specialista medico è perché c'è questo affare qua che la blocca visualmente. Questo è quello che temo. Potremmo anche cercare di distruggerla la torretta e basta. Però sei l'unico che gli può sparare. Facciamo così, vieni qui. Ho un'idea. Lancia il tuo coltello contro la torretta. E potresti anche ucciderla. Ok, vai. Grande basta, un po' poco, eh. Allora, tu. Perché si sentiva ancora il rumore della lancia che volava? Tu spari alla torretta. Dai, 71. Dimostrami che avevo torto. Grande, visto? Basta usare la giusta persuasione verso i propri soldati. Tu tagliuzzami questo. Non l'hai ucciso purtroppo. Non è un problema perché ci pensa il nostro granadiere lanciando una granata e uccidendolo, distruggendo la vostra copertura. Che rottura di scatole sta roba. Vabbè, tanto vale ucciderlo. L'importante è che voi non subite danni. Bada bim, bada boom. Ecco una bella esplosione per te. Tutti in piedi. A parte uno specialista, non so perché. A parte Stormtrooper. Stormtrooper è rimasto coperto. A quanto pare la sua copertura non è saltata. Buon per lui. Allora, avviciniamo Owusu, il nostro Ranger. Puoi venire fin qua. C'è protezione totale, così. Ti senti più sicuro? Tu puoi venirmi qui e ricaricare. Tu puoi venirmi qua. Tu puoi venirmi qui. Nessuno vede. No, tu vedi qualcuno. Ok, chi vediamo? Ah, che posizione del cavolo. È proprio una gran posizione del cavolo. Allora, il mio cecchino, cosa può fare? Il mio cecchino può sparare solamente a 1x49. Non mi piace come cosa. C'è anche uno con la spada. Ed è abbastanza vicino da colpirmi un soldato. Allora, tu di certo mi vai in Overwatch. Così forse mi ammazzi qualcuno. Tu devi per forza ricaricare o migliorare la mira di qualcuno. Allora, tu non sei flancata tecnicamente, però sei facilmente flancabile se vengono qua. Quindi tu vieni qui. Cavoli, però non posso neanche muovere lui. E
Che vuol dire che se... Perché volevo usare il mio gremlin per aumentare la difesa di lei, dopo che l'avevo spostata. Però se aumento la misura di lei, è lui. Ah no, aspetta, facciamo così. Tu vieni qua. Così non sei più... Ah, eri già flancata comunque. Così non sei più flancata. Tu aumenti la difesa di lui, perché probabilmente sarà flancato questo turno. E rimani comunque dietro a mezza protezione, te, quindi non è la cosa migliore di questo mondo. Tu puoi cercare di spararmi a qualcuno. Se siamo fortunati lo uccidiamo, il che non sarebbe niente male, perché è anche il tizio con la spada. Ha uno di vita. Se lui si muove per primo e si avvicina, forse il mio granadiere lo uccide. Ok, marcato. Ringrazio che non gli hai sparato. Dai, granadiere. Dai. Dai. Ha uno di vita. Grande. Non era neanche necessario sparargli col cecchino a questo punto. L'avrebbe comunque ucciso direttamente lui. Perché con 6 di danno. Tu hai deciso di andare verso l'alto e hai un turno per sparare, sì. Però hai mancato perché hai sparato la tizia con dietro la copertura totale. Va bene. Allora, tu puoi andarmi a tagliuzzare qualcuno? No, sono tutti troppo lontani, va bene. Allora, sei marcato e la cosa non mi piace. Tu puoi facilmente... Ah, cavoli, non lo pigli però. Allora, posso metterti qua? Farti lanciare una granata contro di lui. Tu puoi venire qui e sparargli. Oppure posso metterti nascosto da qualche parte perché sei marcato. Però se lui muore, la tua marcatura dovrebbe sparire, se non mi ricordo male. Tu non vedi nessuno. E non hai neanche la granata. Quindi mi sei abbastanza inutile. Perché per poterti far sparare, devo ricaricare anche con te. Allora, tu vieni qui. E mi puoi lanciare una granata e non congelarmi nessuno. Perfetto. Dove ti metto a te? Perché voglio mettere al sicuro questo qua. Allora, facciamo così. Tu vieni qui. Tu puoi venire fin qua. Vediamo se vedi qualcuno. Immaginavo di no. Quindi al prossimo turno... Aspetta, eh. Per pochissimo. Veramente per poco. Non riesci neanche a distruggere la sua copertura. Porca vacca. Peccato. Sarebbe stato molto utile quello. Tu li vedi entrambi? Sì. Quanto fa di danno il tuo gremlin? 2, giusto? Sì, quindi non puoi ammazzarlo, quello là in alto. A questo punto a te conviene metterti qui. Neanche te, ci arrivi con la granata fin là, Dio santo. E tu non vedi nessuno. Porca vacca, è terribile sto turno. Allora, fai così. Ho praticamente 3 soldati che non possono fare niente. Ma si può? Allora, non mancarlo. Cioè, 69. È possibile che lo manchi. E infatti. Allora, mettiamo in Overwatch te, di certo. Adesso non è che riesce a colpirlo, vero per caso? No. Allora, tu vai in Overwatch. No, tu ricarichi e vai in Overwatch. Tu vai direttamente in Overwatch. Tu vai direttamente in Overwatch. E speriamo che questo qua, qualcuno, si sposti. E gli diamo il colpo di grazia con qualcun altro. No, nessuno ha deciso di sparargli, va bene. Immaginavo. Se sei marcato è più facile colpirti. Certo però è che, cazzo, gli Overwatch mi stanno veramente dando dei grossi problemi. Tu sei andato in Overwatch pure tu? Ha capito che è la cosa più intelligente da fare? Tu, non mi ricordo se usare il tuo combat protocol ti termina il turno. Fa vedere. O se ti consuma solamente metà.
Mi sa che te lo consuma intero il turno. Sì, infatti. Allora. Nessuno lo vede questo qua? Ok. Allora, facciamo così. Il cecchino, che tanto non sta facendo niente, può intanto venire fin qui. Così è più vicino agli oggetti da raccogliere. Se non addirittura li raccogli adesso. No. Tu curi il tizio che è stato ferito. Ne ha solo per tre, dai, non è tantissimo. Però curalo lo stesso. Molto bene. Quanto puoi curare al massimo? 4 HP. Va bene. Tu puoi venirmi qua. Tanto non dovresti vederlo lo stesso, il nemico. Andarmi in Overwatch. Tu puoi avvicinarti e andarmi in Overwatch, tecnicamente. No, resta dove sei. Tu puoi rimanere in Overwatch da qua. Vediamo cosa fa il nemico. Per fortuna non è una misa. Decidi di tornare su? Ok, va bene. Ti ammazzerò questo turno con il mio cecchino. Brutto balordo, mi vedi il granato. Ma perché? Perché non avete sparato con l'Overwatch se lui ti vede? Eh? È esattamente alla distanza perfetta. Adesso voglio vederlo. Se io ti sposto di un quadrato di distanza, tu non lo vedi più? È questo che mi stai dicendo? Sì. Era esattamente la distanza perfetta perché arrivava direttamente dietro alla protezione. Sembra una presa in giro. Allora, tu vieni qui. Raccogli gli oggetti da questo cespuglio. E poi mi lanci la granata. Mi lanci la granata e uccidi questo balordo che ha già fatto abbastanza danni. Razza di fregatura che non è altro. Cura Bradley. E direi che concludiamo qua questo turno. È già andato abbastanza male. Tu vieni qui. Tu ricarichi. Tu ricarichi. Tu ti sposti qua. Ok, dovrebbe rimanere solamente un gruppo di nemici. Dove? Non ne ho idea. Però un gruppo di certo c'è. Non ci sono altre torrette, non mi sembra. Allora, vorrei evitare di attivare i nemici questo turno perché il mio cecchino non è dietro protezione. Quindi non spostiamo nessuno. Rimanete tutti dove siete. E pensiamo questo turno, invece. Tu senti... Ah, ti sei distrutta la copertura. Ok. Quindi, stessa identica cosa. Ah, potevo farti ricaricare il cecchino, sono un cretino. Vabbè. Ah, eccoli qua, guardate. Riusciamo a sparargli con tutti i miei Overwatch. Con un Overwatch di certo. Che lo piglia in pieno. Però, è quasi morto, 5 di danno. Allora, vediamo un po'. Te è improbabile perché c'è il fucile a pompa. Tu potevi colpirlo, sei un beota tu. Tu hai 15% in più di mira. Oh. Ce l'abbiamo fatta, uno è morto. Vediamo un po' gli altri. Allora, uno dovrebbe essere praticamente flancato, no? Dal cecchino, almeno. 81 e 45. Allora, tu mi ammazzi questo qua. 81%, dai, non fallire. Bravo. L'altro potremmo o tagliuzzarlo o congelarlo. Oppure entrambe le cose. Questi dovrebbero essere gli ultimi nemici. Quindi prima congelalo e poi lo andiamo a tagliuzzare. La protezione si è distrutta prima che la granata colpisse. La cosa non ha alcun senso. Vai. Taglialo, uccidilo, distruggilo. È ancora vivo, mi sa? No, 6 di danno, ok. Missione completata, mi sa.
Esatto. Ok, due soldati feriti. Non è andata benissimo questa missione, però in confronto alla missione di prima, che invece i nemici ci hanno sparato contro 0 volte, se non mi ricordo male, diciamo che si bilanciano fra di loro e quindi l'entropia del cosmo è comunque rimasta in un equilibrio che rende grato il nostro creatore. Owuzu ha fatto praticamente tutto. È quello che ha fatto più attacchi, è quello che ha subito più attacchi, è quello che si è mosso di più di tutti. Ok. Owuzu, ti ringraziamo per il tuo servizio. Sei un soldato come pochi. E sei tu Owuzu? No, tu sei Harris. Allora tu vai con Blast Padding, così subisci meno danno dagli esplosivi e hai un punto di armatura. Tu vai con Shadow Strike. Ti permette di... No, è quello dopo che ti permette di rientrare dentro allo Shadow Face. Questo qua è un bonus di 25 di mira e 25 di critico. E quando attacchi da nascosto. Ok, molto molto utile. E a posto. Per 6 e 12 giorni. Ok. Un sacco di cadaveri. Un sacco di oggetti. Un bel po' di supplies. Niente male, niente male. Molto molto bene. Ok. Dai. Non vedo l'ora che possiamo costruire l'altro livello di armi. Sarà molto utile. Quanto manca? 4 giorni. Va bene, allora. Sì, no, non abbiamo niente da fare prima di concludere l'episodio. Quindi, gente, statemi bene, rilassatevi, andate a dormire presto, mi raccomando, dormire è importantissimo. Non fate come me, che alle 11 e mezza sto ancora giocando ai videogame. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!